Papa Francesco, nel 2021, ci ha donato una ricca riflessione su San Giuseppe, definito l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Tra le caratteristiche indicate dal Papa, noi studenti del liceo di Roma, siamo stati colpiti da padre dal coraggio creativo. In San Giuseppe abbiamo riconosciuto ogni papà che affronta le sfide del quotidiano, in particolare la pandemia, il razzismo e l'inquinamento. La pandemia semina malattia, ricoveri all'ospedale, isolamento, paura. Richiede personale sanitario specializzato e coraggioso. Rende deserte le strade, crea sospetto reciproco, fa perdere il posto di lavoro oppure richiede smart working. Obbliga a dispositivi quotidiani, chiude le scuole, i luoghi di incontri con altre persone, rende vari e incerti viaggi. I papà coraggiosi e creativi cercano di intensificare la presenza e il tempo da trascorrere in famiglia. Giocano con i figli, riesumano hobby della giovinezza, cucina, scacchi, giochi da tavolo, TV insieme, sfogliano album di foto, rivedono filmini di famiglia, raccontano storie ed esperienze di vita. Suonano, cantano, studiano con i figli, scoprono di avere il pollice verde. Curano gli animali domestici, allenano i figli a sognare, a viaggiare con la fantasia, a connettersi con nonni, amici e insegnanti. Insomma, come San Giuseppe, riescono a trasformare un problema in un'opportunità e mantengono viva la speranza e la fiducia in Dio Padre. San Giuseppe, con Gesù e Maria, ha vissuto l'esperienza del rifiuto, dell'esilio, della persecuzione. Oggi noi sperimentiamo ancora atteggiamenti di razzismo, di esclusione, di rifiuto. Il fondamento di tutto questo è l'egoismo, l'incapacità di riconoscere nell'altro una persona con la sua cultura, origine, tradizione, esperienza, con la sua dignità. Papa Francesco scrive: «La Santa Famiglia dovette affrontare problemi concreti, come tutte le altre famiglie, come molti nostri fratelli migranti che ancora oggi rischiano la vita costrette dalle sventure e dalla fame. In questo senso, San Giuseppe è uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro terra a causa delle guerre, dell'odio, della persecuzione e della miseria. Padre dal coraggio creativo, educa all'accoglienza, al rispetto, alla curiosità di conoscere altre culture, altre realtà. Un padre dal coraggio creativo educa ad accogliere ogni persona come un regalo, a guardarla oltre l'apparenza, a scoprirne il cuore e l'intelligenza, a sentirci responsabili di ogni persona che avviciniamo, a proteggerla, a farla sentire a proprio agio, a desiderare per lei il benessere globale con esempi di vita positivi, con esperienze di relazioni costruttive di persone di cultura diversa. È vitale comprendere e convincerti che tutto è collegato, l'ambiente, la vita della società e di ognuno di noi. Il problema dell'inquinamento è noto a tutti a livello di parole, ma le azioni per evitarlo, contrastarlo, risolverlo gradualmente sembrano ancora un'utopia. Ci sono però molte persone che pensano che il cambiamento climatico non esista, che le fonti energetiche siano inesauribili, che acqua, terra, cielo siano in grado di autoeliminare i problemi e di rigenerarsi. Non è così e i giovani lo sanno. Papa Francesco coglie ogni occasione per mettersi dalla loro parte. I nostri figli, i nostri nipoti non dovranno pagare. Non è giusto che loro paghino il costo della nostra irresponsabilità. Di fronte a un'emergenza climatica dobbiamo prendere opportuni provvedimenti. Dobbiamo agire responsabilmente. Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi climatica. Uragani, siccità, inondazioni. Un padre dal coraggio creativo educa il figlio al rispetto del creato, alla raccolta differenziata, a evitare lo spreco e alla cultura dello scarto, in modo che li trasmetta agli altri. Un padre dal coraggio creativo trasmette al figlio la capacità di osservare la natura, di coglierne l'armonia, la bellezza, l'equilibrio, la biodiversità, la finalità irrinunciabile di ogni elemento. Lo incoraggia a cercare soluzioni, a inventare dispositivi, a intuire e tracciare percorsi nuovi e alternativi nell'uso dei beni di consumo, alla solidarietà nella distribuzione dei beni, a sentirsi responsabile nei confronti di ogni persona, che non ha a disposizione acqua, cibo, istruzione. Lo educa all'economia solidale. San Giuseppe, padre dal coraggio creativo, è riuscito a educare così Gesù. Infatti, nelle parabole, si nota quando si è attento alle realtà più piccole della natura e le osservi con delicata tenerezza. Grazie papà, per quando sei riuscito a farmi star meglio, facendo un sacco di giochi,
quando nonno stava male durante la quarantena. Grazie papà per tutte le volte che abbiamo avuto un brutto momento e sei riuscito a strammatizzare. Grazie per il coraggio che mi hai dimostrato quando io non l'avevo, per la positività che mi trasmetti giorno dopo giorno, anche quando la giornata non è meglio. Una volta stavo facendo una gara con un kart con i miei amici e mi si è rotto il casco, solo la visiera, non tutto. E non potevo andare avanti senza protezioni, quindi mio padre mi fece ridere tanto perché riusò veramente la sua creatività. Prese un pezzo di plastica di quei di rigidi, ci fece dei buchi sopra con il trapano. Ci montò delle viti e lo agganciò al casco. Mi risolse il problema con la sua creatività, in una situazione più complicata di quella di prima. Grazie papà per avermi sempre aiutato e curato quando mi facevo male e non stavo bene, nonostante tu abbia un po' di difficoltà con il sangue e le malattie. Da questo prendo spunto per essere coraggioso nel momento del bisogno. Io sono l'amore per i padri, che vorrebbero strappare la vita a se stessi, pur di darla a noi, ma la vita sempre gli sfugge dalle mani, perché anche loro hanno mani piccole. Eppure, quel tentativo, basta a farci essere figli e a riprovarci anche noi, di padre in figlio, nei secoli dei secoli.